un sistema di assegnazione di tre profughi ogni 1000 abitanti, se lo facessero tutti, non è così insostenibile, però oggi adesso fuori di follia. Mi scusi. Sì. Senza tornare in campo il fatto che io sono favorevole ai respingimenti, ai rimpatri forzati ed altro. Ma detto questo, chi entra illegalmente nel paese, dopo può fare, molti lo fanno, non tutti, domanda di protezione internazionale. Ma risposta non l'ho ancora avuta. Paese normale vorrebbe che stesse dentro dei centri tenuti in modo decoroso, dignitosi, ma che non possano circolare liberamente su territorio nazionale. Quando avranno avuto l'accoglimento della domanda di status di rifugiato o di protezione sussidiaria, scusatemi la parentesi, rassicuro Sansa, chi scappa perché potrebbe essere perseguitato nel suo paese anche se non c'è la guerra, può già godere di una protezione internazionale che si chiama protezione sussidiaria. Oppure se ottiene la protezione umanitaria, cosa che esiste solo nel nostro paese, introdotta da Prodi, ma lasciamo perdere. Quando uno la riceve, allora andrà dove vuole. Prima non deve poter circolare liberamente sul territorio nazionale per una questione di sicurezza. Perché ovviamente, ripeto, noi non sappiamo chi siano. Ho fatto il caso del gay nigeriano. Senza parlavo, non ho ascoltato. Ho fatto prima il caso di quel gay nigeriano che, se in Nigeria, rischia di essere lapidato. Ma non era un caso retorico, un caso astratto. Era il caso vero di un gay nigeriano che in Veneto, mi pare, è stato dichiarato immigrato, non rifugiato, quindi non profugo, e quindi dovrebbe essere respinto e rimandato in Nigeria. In Nigeria finta di essere eterosessuale, o si prende due sassi e lo ammazzano. Ecco, facciamo casi concreti. Guarda, ti rispondo subito. Evidentemente, immagino, non conosco il caso specifico, che la commissione territoriale abbia valutato che veniva utilizzato la scusa, perché altrimenti la protezione esiste. Ricordo però che i profughi che arrivano dalla Nigeria non è che sono tutti omosessuali, vengono tutti dal sud della Nigeria, non vengono dal nord-est, non vengono dallo stato di Kobe dove c'è Boko Haram, vengono da migliaia di chilometri di distanza e non hanno nulla a che fare né con la guerra né con le persecuzioni. È una migrazione semplicemente c'è un problema di fame in Africa. C'è un problema di fame in Africa? Sicuramente sì. La soluzione non è importare milioni, anzi miliardi di persone che soffrono la fame in Europa o in Italia, perché questa si chiama follia. Ferri, le chiedo un telegramma davvero, così poi facciamo un passo in avanti, che c'è un tema che le voglio sottoporre da sottosegretario alla giustizia. Volevo aggiungere un dato, che nel 2016 sono arrivati anche 25.000 minori. Bambini. E quindi c'è il tema anche dei minori, dei bambini. Finti. Molti sono senza genitori. Come finti? Chi ha detto finti? L'87% dichiara di avere più di 17 anni. No, dai, Federica, per piacere. Allora, il tema dell'identificazione è un dato che anche quei bambini sono l'8% a meno di 14 anni. Finiamola, perché è una cosa triste. Ma studia i dati che ci vengono dati come parlamentari. Guarda, prendersela coi bambini è veramente una cosa incredibile. Ma cosa stai dicendo? Ti ho dato dei dati, non fare questa retorica spicciola. Non fare questa retorica spicciola. È vero o no che solo l'8% dichiara di avere meno di 14 anni? Poi Di Girolamo che è silente. Retorica spicciola. Ci sono bambini minori non accompagnati, alcuni sono anche morti in mare. Federica, su questo però diciamolo. Poi ci sarà qualcuno che dà false generalità. Le sto dicendo ai cittadini come stanno le cose, dobbiamo dire che ci sono 25.000 bambini. Non ci sono 25.000 bambini, è una bugia. È una bugia.